Si riparte, la prima avversaria del nuovo anno, la Juve Under 23. Si gioca allo storico Moccagat di Alessandria. Zeman recupera Plizzari ma deve rinunciare a Brosco causa influenza, oltre ai vari Franchini, Acornero e Pellacani. Nel cuore della difesa assai probabile l'impiego di due mancini, Messic e Di Pasquale. Per quest'ultimo si tratterebbe, aggiungiamo finalmente, del debutto dal primo minuto in campionato, laddove l'ex Foggia ha collezionato appena 16 minuti, 11 contro l'Olbia, 5 ad Ancona. A centrocampo torna Aloy, in attacco possibile chance per Tommasini. Se così fosse, Plizzari tra i pali, in difesa Pierno, Messic, Di Pasquale e Moruzzi. A centrocampo squizzato Play, Aloy e D'Agasso interni, davanti Merola e Cangiano, a supporto di Tommasini. È arrivato il momento di dare maggiore continuità alle scelte di formazione, in sintesi di battezzare un 11 tipo. Zeman risponde così: per me no, nel senso che io ho 23 giocatori, 24, come ho detto dall'inizio, per me si equivalgono e dipende da quello che volevamo fare e dall'avversario che affrontiamo, perciò io scelte definitive non li faccio. Tutti possono giocare, è normale che poi se uno è infortunato sta peggio, gioca l'altro. Juve Under 23, quart'ultima in classifica, con 19 punti, di cui 11 conquistati in 9 gare disputate al Moccagat di Alessandria, dove i bianconeri di Brambilla hanno perso 4 gare contro Spal, Perugia, Torres e Carrarese. Il tecnico Massimo Brambilla non avrà più il promettente centrale olandese Huizen, classe 2005, ceduto in prestito secco, oneroso alla Roma. Dopo le rispettive squalifiche, di nuovo a disposizione il talentuoso centrocampista italo-albanese Luis Asa, classe 2004, e l'esperto attaccante ex Feralpi Salò, Simone Guerra. Ai margini per infortunio il terzino sinistro Turicchia, il portiere Garofani, che ha giocato una sola gara, quella di andata all'Adriatico contro i biancazzurri, e l'attaccante Bangulà. Probabile formazione, sistema di gioco 3-5-2, da Fara tre pali, in difesa Stivanello, Poli e Muaremovic. Sulle fasce Savona e Rui, Damiani vertice basso del triangolo di metacampo completato da Salifu e Asa, in attacco Guerra e Leonardo Cerri, ex giovanili biancazzurre, appena 4 partite nell'Under 17 allenata da Davide Ruscitti da dicembre 2018 a maggio 2019, prima della cessione al club bianconero. La Juve Under 23 è una squadra molto giovane che accetta il confronto, non si chiude, gioca un buonissimo calcio ma segna poco, 18 gol, soprattutto predilige la costruzione dal basso, rischiando però tantissimo. È una squadra tecnicamente molto valida, il problema non si fa non farli giocare tanto. È per me una buona squadra, per me la classifica non rispetta i valori loro. Propositivo, deve essere aggressivo, nel senso che deve avere la palla, deve conquistarla, se li facciamo giocare ci fanno neri perché sanno giocare. Infine il mercato. Il Pescara proverà ad ingaggiare una mezzala di corsa, sì, ma anche di qualità. Massimo riserbo sul nome mai uscito in questi giorni. Dell'Icardi ci sta lavorando da qualche settimana. Davanti, se parte Vergani, potrebbe arrivare un attaccante under. Ma sull'argomento Zeman ribadisce quanto già dichiarato alla vigilia di Pescara Fermana dello scorso 23 dicembre. Io sono contento di quello che ho, certo che voglio che migliorino i nostri ragazzi, perché per me non hanno fatto il meglio di loro e quindi io ho tutti i ruoli coperti. Gli ultimi tempi siamo migliorati nell'aggressività e nella verticalità, io spero che ci dura e che continuiamo così. Non è problema quando fai 5 gol o 4 gol, non sono i gol che contano, è prestazione. Noi abbiamo terzo attacco di tutta la C e quindi non è problema di far gol o non farlo, il problema è di farne di più, e di più bisogna giocare da squadra e non da singoli. Quando impariamo a giocare insieme allora possiamo fare qualche cosa di più. Per ora non sono i gol che mancano.